No, non dobbiamo assolutamente attenderci che siano i nostri governanti che faranno qualche cosa per salvare il pianeta. I governanti sono troppo succubi del potere economico, del potere finanziario che comunque governa il mondo. Scommetto 1 milione di euro che il pianeta si salverà perché viaggia per conto suo. Non sono così sicura che l'uomo sia in grado di salvarsi. E finché non ci troviamo alle strette non reagiamo. E sulla base di questo il 1 milione di euro non lo scommetto sulla salvezza, ma forse non ce lo meritiamo neanche. Il mio è non puntare perché l'uomo, cioè noi, sentiamo il problema ancora troppo lontano. C'è un principio di emergenza. E tutto sommato lo sentiamo molto prima, e poi però quando arrivi a fare il gesto che va fatto, magari sono passati anni e te ne rendi conto dopo. Il giorno che noi apriamo il rubinetto e non scende più l'acqua, allora lì sì che alziamo, cioè, però ci sarà ancora tempo. C'era uno che diceva: il pianeta, stiamo distruggendo il pianeta e nessuno fa niente. Ebbene, c'era scritto sotto, quel nessuno siamo noi.